Buongiorno dalla redazione di Merito TV con questo editoriale che vogliamo dedicare all'ultima seduta del Consiglio Comunale di Merito di Porto Salvo. Quello che è andato in scena martedì presso la sala delle adunanze del Comune di Merito di Porto Salvo non era una commedia all'italiana e neppure napoletana, ma soltanto un Consiglio Comunale tendenzialmente ridicolo, frutto del declino e dello scadimento di una classe politica che non sa interpretare e quindi recitare e svolgere il proprio ruolo di rappresentanza dei cittadini e delle istituzioni. Noi risparmiamo ai videoascoltatori la visione del video integrale, anzi la sconsigliamo, della seduta del Consiglio Comunale perché sarebbe un filmato da catalogare tra quelli vietati al pubblico adulto, anzi al pubblico maturo e a un paese civile. E prima di entrare nel merito delle questioni trattate dal Consiglio Comunale e nel merito delle liti tra maggioranza e minoranza e nel merito dei pettegolezzi ed insulti tra l'una e l'altra parte, anche della minoranza stessa, intendiamo una volta per tutte, vista la confusione di ruoli, compiti e funzioni, spiegare che cos'è un consiglio comunale, che cos'è una mozione, un'interrogazione, che cos'è una delibera o una determina. Lo facciamo parlando con i nostri videoascoltatori perché i consiglieri ascoltino. Come dire, ci rivolgiamo a suocera perché nuora intenda. Andiamo a stigmatizzare ora dettagliatamente, singolarmente, le suddette denominazioni. Una mozione si fa se un consigliere vuole che il consiglio comunale si impegni in una direzione o in un'altra. Quindi, cari consiglieri, bando alle chiacchiere e ai pettegolezzi e alle liti tra e con un consigliere sottopone all'Aula il suo documento che poi verrà discusso e messo in votazione. Altra parola del vocabolario politiches che spesso non riusciamo a capire noi comuni mortali e cittadini è l'interrogazione. Se vogliamo fare un paragone, accade né più né meno come a scuola, vale a dire, appunto, è una richiesta di informazione. L'alunno chiede al professore un'informazione, naturalmente sulla materia scolastica. Altra parola che spesso sentiamo senza capirne il significato è quello di delibera o di determina. Che differenza c'è tra delibera o determina? La prima, cioè la delibera, è quella che viene espressa dai consiglieri, che sono figure politiche, la seconda, cioè la determina, è invece quella che viene espressa dai dirigenti, che sono i funzionari amministrativi e i tecnici, cioè da quei dirigenti che in questo periodo hanno espresso il parere, per esempio, sulle delibere delle manifestazioni estive, che in altro editoriale tratteremo perché quasi tutte in violazione delle vigenti normative. La nostra non vuole essere una lezione, ma solo una precisazione che ha come obiettivo quello di riportare la politica locale in seno al Consiglio Comunale e a far sì che i consiglieri comunali non dimentichino e capiscano il loro ruolo. Da oggi, cari videoascoltatori, quando vedrete quindi affisso nell'albo pretorio del comune o in giro per le pareti, visto che tutti affiggono tra l'altro fuori degli spazi preposti, spazi pubblici, quindi quando vedrete affisso all'ordine del giorno di un consiglio comunale del comune di Merito di Porto Salvo, di un consiglio come quello che c'è stato martedì, voi saprete, leggendolo, di cosa si discuterà in seno a questo Consiglio Comunale. Ricordando che l'ordine del giorno, parlando sempre a suocera perché nuora intenda, è semplicemente un testo che indica gli argomenti che saranno discussi e in quale sequenza essi saranno discussi.
dal punto di vista sostanziale in realtà non cambia niente tra un ordine del giorno di un consiglio comunale e quello di una semplice assemblea di condominio di cui tutti dovremmo o siamo a conoscenza e anche in confidenza. Tutto il resto viene rinviato al regolamento interno del Consiglio Comunale che stabilisce invece le regole, anche qui come qualsiasi regolamento di un qualsiasi condominio. Dopo questa doverosa premessa entriamo nel vivo invece della pirandelliana commedia alla Melitese di ieri, una commedia per la verità che non fa più ridere nessuno, visto anche i pochi spettatori, c'era pochissima gente a seguire il consiglio, come dire, una commedia poco interessante che fa lo stesso effetto che potrebbe fare una camomilla, cioè una camomilla, tutti sappiamo, non fa né bene e né male se bevuta però a temperatura ambiente. La cosa strana è che spesso questa camomilla è guasta e non a temperatura ambiente, sarà forse per questo motivo che ci sono in consiglio comunale tanti rigurgiti e mal di pancia, ai quali poi rigurgiti e mal di pancia noi siamo, nostro malgrado, costretti ad assistere. E andiamo all'ordine del giorno del consiglio comunale, che ha visto sempre i soliti protagonisti a volte beccarsi come i polli di Renzo. D'ora in poi, un po' le case, no? Di tutto la storia di oggi. Vediamo chi porta casa per me, per gli interessi personali. Vediamo chi porta casa per me. Ok. E poi vediamo quello che esce fuori in questo paese, no? Vediamo chi ha avuto incarichi, chi non ha avuto incarichi, chi Meluri che si permette l'uso di alzarsi, a bacchettare chi che sia, che fa, ha voluto fare politica di professione, millantando a destra e a manca andando tutti fuori. Ma chi ha quale novità hai più di bacchettare tu, a chi? Che hai capito anche il male di fuori, mentre eravamo in partita. Non ti permetto di giudicare te. Questo che sia chiaro. Detto questo, io su questa pratica, ho esternato il distinto massimo, chiamando questa pratica emblematica il modo di gestire da parte del responsabile dello studio. E non è che lo faccio contro il responsabile dello studio tecnico, perché a me mi ha buttato fuori dalla torta l'ingegnere Maicano, che non sono dentro la torta in questi anni, ma ho altri incarichi, o lavori o quant'altro. Io non faccio questo di mestiere, io faccio ben altre cose. E quindi quando si agita contro di me sulle motivazioni politiche, ben vengo. Mi scuso per l'intervento passionale, però consigliere Meluri, lei conosce la mia storia perfettamente e non si permetta più di dire che io non ho tirato in ballo questo, non ho tirato quello. Lei non ha potuto firmare la mozione, l'interrogazione, sul discorso che gli amministratori non pagavano il tributo. Lei non l'ha voluto firmare. Un patto di grande democrazia. Lei non mi ha voluto firmare. Dall'opposizione un atto. Molto probabilmente potessi pure che c'erano dei terreni che non pagava lì. Questo devo pensare. E allora, non la mettere sul piano dell'animosità e della cosa, perché chi ha da prendere sei tu. Grazie. Con la testa di ragazzi che devo ricevere
addirittura mi fa passare come colui che ha fatto perdere il finanziamento di 50 milioni di euro nella strada correndo. Se ho queste capacità, evidentemente qualcosa riesco anche a determinare addirittura nell'ambito della politica, evidentemente con queste capacità non si dà neanche per rispondere. Allora, io per una questione di dignità personale e di rispetto, caro Ministro, non le dico cosa lei mi ha detto personalmente sulle scuole e non glielo voglio dire. Che rimanga la memoria storia, la raccirò e gliela farò servire al consigliere di lui, con quello che ha detto il consigliere di lui e con quello che ha detto il consigliere di lui. Con questo non voglio dire né mi interessano le scuse del consigliere di lui, perché non ho cosa fare, non c'è niente. Ha attaccato! Ha attaccato! Ha attaccato a più riprese il gruppo di Rottura, ho risposto dicendo naturalmente al consigliere di Nini che lui deve venire a rappresentare tutto e tutti, a sindacare con ogni qualsiasi cosa, a dire che addirittura io vengo al comune e sono rimasto escluso da chissà quale cosa, che io ho salito di e io ho fatto un po' di assessore, eccetera, eccetera, sono orgoglioso di quello che faccio e parlo di lui. Evidentemente se lui è stato anche preso quasi a calci duro e cacciato dalla maggioranza, quasi, evidentemente ci sono delle capacità che lui merita, ma non sa fare. Il Consiglio, secondo l'ordine del giorno, ha trattato tra l'altro tre interrogazioni del consigliere Minniti. La prima su una nota della Corte dei Conti, la seconda relativa alla stanza del responsabile ufficio tecnico comunale e la terza sempre dal consigliere Minniti relativa al mercato settimanale. Nello spiegare prima il significato della parola, quindi la terminologia interrogazione, avevamo utilizzato un paragone, cioè avevamo detto accade né più e né meno come a scuola, perché è una semplice richiesta di informazione. Nel caso di specie la differenza tra il Consiglio Comunale e la scuola è che mentre in seno al Consiglio Comunale di Merito di Porto Salvo l'interrogante si rivolge alla Presidenza con argomenti quasi a piacere che trovano altrettante risposte a piacere al soggetto, a scuola l'interrogante si rivolge alla Presidenza o all'insegnante con rispetto verso l'istituzione senza chiedere conto se a casa del preside ci sia o meno una telecamera in bagno, salvo a vederla sotto l'aspetto più che teatrale, cinematografico. Come accade, per esempio, a scuola, quando Pierino, abbiamo visto molti film su Pierino, chiede alla maestra, per esempio, di che colore siano le mutande che sta indossando, come se le mutande dell'insegnante fossero oggetto della cultura scolastica. La cosa grave è quando la maestra risponde se le mutande sono rosse, sono nere o sono bianche. Alle interrogazioni in aula del consigliere Minniti, la maggioranza ha dato le informazioni dovute senza perdersi tra le gambe del sindaco e le stanze dell'ufficio tecnico comunale. Pensate, un consiglio comunale fatto di botte e risposta per 60 minuti per il colore delle mutande dell'insegnante, con un primo cittadino costretto a rispondere in aula, virgolettato, dal sopralluogo espletato ho notato che le mutande, volevo dire che l'impianto di sorveglianza all'ufficio tecnico riprende solo la parte esterna. Respinto al mittente invece anche la proposta di deliberazione presentata dal gruppo Merito Futura relativa ad una commissione temporanea di studio sulla riscossione dei tributi. Anche qui vogliamo sottolineare l'anomalia della richiesta rispetto al funzionamento di un consiglio comunale come
così come l'avevamo spiegato in premessa, è l'inutile risposta della maggioranza. Cioè è come quando la maestra risponde a Pierino: le mutande sono rosse o sono bianche. Toni aspri dunque tra maggioranza e minoranza, tra consiglieri di minoranza contro altri consiglieri di minoranza. Ci è sembrato, insomma, di trovarci in una commedia senza senso, tant'è che abbiamo deciso di non partecipare, o meglio, di abbandonare, di non aspettare fino alla fine dei lavori, perché spettatori indignati e vergognati. Come dire ancora, ci consenta caro sindaco e ci consentano anche cari consiglieri comunali, ci vergogniamo noi per voi. Prima di chiudere questo editoriale, è giusto però dare atto al sindaco di merito di Porto Salvo, dottor Gesualdo Costantino, che all'apertura dei lavori ha voluto esprimere a nome del Consiglio Comunale la vicinanza alla popolazione di Lipari colpita da un violento nubifragio. Il sindaco però si ricordi di avviare prontamente la messa in sicurezza dei tombini, dei valloni, delle strade e dei torrenti del nostro territorio per evitare, se non altro, di vedersi ricambiata al primo maltempo la solidarietà da parte del sindaco di Lipari. Ebbene, i cittadini di merito vorrebbero farne almeno, e vorrebbero farne almeno sia della solidarietà del sindaco di Lipari, sia delle commedie del Consiglio Comunale di Merito di Porto Salvo. Alla prossima!